Buon lunedì amici, buon inizio settimana. Io vi do il bentornato alla nostra consueta rubrica settimanale. Come sempre, ho per voi una proposta di lettura. In questo caso è una sorta di preparazione, oserei dire, perché il libro che vi proporrò oggi lo presenteremo sabato 25, in una duplice modalità, perché saremo online, qui dalla libreria Esoterica Il Sigillo, insieme ad Anna Bellon e a Pietro Mander. E contemporaneamente, però, essendo fisicamente qui in libreria, potrete anche conoscere l'autrice, acquistare naturalmente la sua ultima opera e farvela magari anche autografare, se questo è il vostro gusto. Mi riferisco infatti all'ultimo lavoro di Anna Bellon, I misteri di Inanna, che è appena uscito. Eccolo qua, questa è la sua splendida copertina, come potete vedere. Un testo che si concentra sulla figura di questa divinità che, a parere mio, sta avendo una vera e propria rinascita nell'ambito dell'esoterismo, perché ormai moltissimi studiosi stanno scavando in maniera approfondita le sue origini, e Anna Bellone è sicuramente tra le principali, tra questi ricercatori. Ma concentriamoci anche sul sottotitolo, cioè Origini dell'alchimia, perché infatti qui non soltanto le origini di Inanna come divinità, la sua discesa tra gli uomini dopo il diluvio, le varie simbologie che accompagnano la sua natura vengono esposte e studiate, ma viene fatto anche un importantissimo parallelismo tra il mito di Inanna e le fasi alchemiche, così come vengono successivamente esplicate dall'ermetismo e dall'alchimia che giungono poi in Occidente nel Medioevo e nel Rinascimento, e che tanto hanno influenzato gli scritti posteriori. Allora, io non voglio naturalmente farvi troppi spoiler, perché vorrei che seguiste la nostra diretta e veniste magari anche qui in libreria a conoscere l'autrice. Quindi vi leggerò un breve passaggio tratto appunto dai capitoli in cui si narrano le origini dell'alchimia in corrispondenza alla figura di Inanna. E vi ricordo inoltre che il famoso assiriologo Pietro Mander è l'autore della presentazione a questo libro, I misteri di Inanna, e che sarà con noi in diretta sabato, proprio per presentare anche fisicamente il lavoro di Anna Bellona. Adesso, come sempre, ne sentiamo un breve passaggio e il resto dovrete sentirlo di persona, però. Quella che viene designata come la prima fase dell'opera, ossia la Nigredo, non è altro che il primo segno tangibile della trasmutazione che si attua naturalmente in seguito al processo messo in atto. Il primo stadio visibile di questo processo è infatti la decomposizione, ossia il ritorno della materia al caos originario. E questo stadio è contrassegnato dal colore nero, in un richiamo alla condizione di vita in cui eravamo ciechi e senza luce, la vita intrauterina. Ecco, vedete come anche all'epoca l'alchimia seguisse dei processi che possono essere riscontrati fisiologicamente nella creazione stessa dell'uomo. In altre parole, dopo essere tornata bambina, la materia subisce una regressione ulteriore, resa impropriamente dal simbolo della putrefazione e della morte, e piuttosto identificabile in un regressus ad uterum, preludio alla seconda nascita. Seconda nascita che è l'iniziazione, come tradizionalmente sappiamo. Come ogni nascita, tale fase è caratterizzata dal lutto nei confronti della situazione precedente,
Ogni nascita è infatti a tutti gli effetti una morte. Ma andando oltre, la metafora della vita intrauterina sta a significare che, messo il composto al fuoco, il primo risultato tangibile è la liberazione della forza astrale, cioè astrale, senza luce. Che cosa vede Inan appesa al suo chiodo? Quali visioni si sprigionano nella sua mente? Analoga domanda potremmo porci nei confronti della condizione umana. Cosa vedevamo nell'utero, quando eravamo ciechi alla luce fisica? Quali visioni della vita futura, quali desideri si agitavano in noi? Ecco, esistono due tipi di luce: la luce visibile, tangibile, materiale, fisica, quella del sole che illumina le cose che noi percepiamo, e una luce che vediamo invece senza l'ausilio degli occhi, una luce interiore, la luce che vedevamo all'interno dell'atanor costituito dall'utero di nostra madre, quando eravamo nella completa oscurità. Ora, ovviamente, il passaggio che vi ho letto fa riferimento ai miti e agli esempi che vengono spiegati nei capitoli precedenti e che, per forza di cose, adesso non vado a leggervi perché voglio che lo facciate voi in prima persona. Ma di certo la metafora alchemica e la mitologia, non soltanto quella sumera, ma tutte le mitologie fanno quasi sempre riferimento, sono molto spesso una metafora di ciò che accade tutti i giorni in ambito fisiologico e biologico nella vita, non soltanto dell'uomo, ma dell'intero pianeta Terra. Allora, amici, per oggi è tutto. I misteri di Inan è disponibile qui alla libreria Esoterica e Sigillo e anche sul nostro sito, ovviamente potete ordinarlo anche da libreriaesigillo.it. Io vi auguro una buona settimana e mi auguro di vedervi tutti sabato 25 qui in libreria, o nel caso non possiate essere fisicamente qui, potrete seguire virtualmente la diretta online con me, Anna Bellon e il professor Mander, che sarà in connessione da Roma per la presentazione di quest'ultimo lavoro di Anna. Io vi saluto, vi auguro una splendida settimana e mi raccomando, fate i bravi.